a tutti, bentornati sul canale. Se è la prima volta che passate su questo canale, mi raccomando, iscrivetevi e pigiate sulla campanellina, che adesso non mi ricordo se a destra o a sinistra, naturalmente per vedere tutti i nuovi video. Dato che sono diventato una presenza assidua nei video di Chiara, il canale suo, né? Cioè io sono una presenza, abbiamo voluto farvi questo video, che è un tag 100 domande su di me, per farmi conoscere a voi. Adesso iniziamo con le domande. Nome. Fabio. Soprannome. Bosch. Numero di candeline sull'ultima torta. Sull'ultima torta 29, non mi ricordavo. Data in cui spegni quelle candeline. 7 novembre. Segni particolari. Bellissimo. No, segni particolari. Ho due tatuaggi. Occhi azzurri. Luogo di nascita. Castiglione delle Stiviere, Mantova. Altezza. 1,85. Colore degli occhi. Azzurri. Colore dei capelli. Castani, penso, chiari. Numero di scarpe. 45. Occhiali? Da sole. Hai piercing? Sì, uno. Tatuaggi? Sì, due. Animali? Sì, adesso un cane, in passato due gatti. Ti piace il tuo lavoro? Moltissimo. Ti sei mai ubriacato? No. Ti sei mai innamorato? Sì. Hai già amato qualcuno al punto di piangere? Sì. Hai mai avuto incidenti in macchina? Sì, purtroppo. Hai mai avuto incidenti in moto? Sì, purtroppo. Vino rosso o vino bianco? Dipende da cosa mangio. Coca-Cola o Pepsi? Pepsi. Lemon soda o orange soda? Lemon soda. Caffè normale o macchiato? Normale. Caffè zuccherato o amaro? Amaro. Zucchero normale o di canna? Di canna. Coperta o piumone? Piumone. Lasciare o essere lasciati? Essere lasciati. Colore dei calzini? In genere neri o grigi. Numero favorito? 69. Film preferito? Film preferito, lo chiamavano Trinità. Citazione. Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Computer o PlayStation? PlayStation, che domande sono? Ma perché? Giorno della settimana? Venerdì. Canzone preferita attuale? Amami, amami, di Celentano. Canzone preferita? Tra tutte, It's a long way to the top if you wanna rock and roll, AC/DC. Programma preferito? Chi vuole essere milionario. Telefilm preferito? Telefilm preferito, A-Team. Cartone preferito? Kenny Guerriero, cioè c'è un altro cartone più bello? No. Hai mai nuotato nudo? Sì. Cocktail preferito? Fino a poi tempo fa avrei detto mojito. Un mio amico mi ha fatto scoprire il gin tonic ed è tutto un altro mondo. Sogno o son desto? Sogno. Sport praticati? Tanti, dalla pallamano, kickbox, nuoto, mountain bike e negli ultimi anni salsa cubana. Sport preferito da vedere dal vivo? Sport preferito da vedere dal vivo? Pugilato. Sport preferito da vedere alla TV? Da vedere alla TV, rugby. Pasta o pizza? Pasta. Come ti vede da qui a 10 anni? Laureato. Cosa fai quando ti senti giù? Vado a correre, camminare o accendo la PlayStation. Che dici più spesso?
Minchia. Frasi che dici più spesso. Ma sei dur, che vuol dire ma sei duro. Cosa odi? Gli ipocriti e i pedofili. Chi non sopporti? Il parlamentare. Qual è la cosa più bella che esiste? Non posso dirlo, però posso dirvi la seconda, dai, mia moglie. A che ora vai a dormire? Dipende dall'orario che mi alzo il giorno dopo, in genere 10:30. Destrorso o mancino? Mancino. Segno zodiacale? Scorpione. Punto debole? Tanti. Punto debole è il tallone. Ricordo più brutto? Quando mi ha fatto l'incidente in Vespa e non ho visto... E ho visto mia moglie, che allora era la mia ragazza, e dirmi non mi sento più le gambe. Ricordo più bello? Il matrimonio. La migliore qualità? Sono buono. Il peggior difetto? Sono un po' permaloso. Un po'? Qualità che ti riconoscono? Altruista. Difetto che ti attribuiscono? Permaloso. Di cosa hai paura? Dell'Italia nel domani. Un obiettivo? Realizzare tutti i sogni che mi sono... tutti i traguardi che mi sono posto da bambino, ragazzo. Il tuo primo pensiero la mattina? Fare tutto quello che devo fare al lavoro. L'ultimo pensiero prima di andare a letto? Ah, che bello, sono con mia moglie. La prima cosa che guardi in una persona del sesso opposto? La bocca. La qualità che cerchi in una persona del sesso opposto? La sincerità. Sincerità e spensieratezza. Questa è la pesca che faceva un mugugno. Sai cantare? Sì. Ma dove? Me la cavo. Credi in te stesso? Molto. Pensi di essere attraente? Non sono bello, però piaccio. Vai d'accordo con i tuoi genitori? Sì. Suoni uno strumento? No, ma mi piacerebbe imparare a suonare l'armonica a bocca. A che età il primo bacio? 13 anni. A che età la prima volta? 15. Nome preferito? Enea. Nome che odi? Non me ne vogliano male i Mario. Meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare e rimpiangerlo? Tentare e pentirsi. Credi nel destino? Il destino me lo faccio io. Credi in Dio? Sì. Sangue freddo o caldo? Freddo. Inverno o estate? Estate. Mare o montagna? Mare, montagna, cos'è? Sai chiedere scusa? Se sbaglio so riconoscere i miei errori. Sei permaloso? No. No. Era il mio peggior difetto comunque. Cosa cambieresti di te? Cosa cambierei di me? La carnagione. È troppo chiara. Hai mai rubato? No. Ami il rischio? Molto. Sai stare solo? Sì. Sei felice? Molto. Vuoi avere figli? Sì. Matrimonio o convivenza? Matrimonio. Essere o apparire? Essere, ma anche l'apparire. La bella o la bestia? La bestia. Sai abbassare la testa? Sì. L'emozione che più ti tocca? Compassione. Cosa non faresti mai? Tradire, che sia moglie, amici e così via. Tre desideri al genio della lampada. Immortalità per me e tutti i miei cari, che dico io al genio naturalmente. Salute, senza salute non c'è niente. E sarò un po' venale, ma un mucchio di soldi. Ti sei rotto le palle a rispondere a queste domande? Oh, mi piace. Spero che le mie risposte vi siano piaciute, spero di essere stato breve, di non avervi annoiato, e se volete continuare a vedermi, insieme a mia moglie naturalmente,
vi aspetto su questo canale. Se volete commentare, commentate giù nei commenti, scrivete quello che volete, se vi sono sembrato simpatico o insomma quello che volete, e vi aspettiamo ancora su questo canale.